Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Una cosa un po' particolare, abbiamo cercato di scegliere con Nicola le 10 più belle azioni della stagione dell'anno solare 2012-2013 che andassero un po' a ripercorrere le nostre tappe e quello che è successo. È sempre difficile scegliere 10 azioni le più belle perché c'è sicuramente oggetto di discussione e se ne possono scegliere mille. Abbiamo cercato di andare a vedere quelle che possono essere le fotografie di questo anno solare con una classifica e con istintivamente delle azioni che ci venivano in mente o che comunque ci erano rimaste impresse nella memoria, cercando di coinvolgere un po' tutti quelli di questa stagione e quelle della stagione passata che ci ha regalato tante soddisfazioni. Decimo posto, partirei con la bomba di Tutti Tortoise a Pesaro, nella trasferta appunto delle Marche all'inizio campionato, una bomba da 8 metri che va un po' a corollare una serie di bombe e di canestri in fila che ha fatto Tutti, che ci hanno permesso di fare poi il break decisivo. Per quanto riguarda il nono posto, abbiamo scelto un gesto tecnico molto bello, il backdoor, ovvero la finta di andare verso la palla e poi di tagliare verso il canestro di Trentino, il passaggio di Manuel Valenzio, nella vittoria del canestro decisivo su Venezia del 92-93, seguito poi da una grande difesa dello stesso Drake su Kedren Clark. Iniziamo poi dall'ottavo posto a parlare di buzzer beater, ovvero di canestri all'ultimo secondo sulla sirena. Ne abbiamo davvero di decisivi, a cominciare da quello di Drake nella partita con Bologna, playoff, gara 2, un canestro davvero incredibile sulla rimessa laterale, cosa che poi ripeterà ovviamente, come detto, anche con Cantù. Per quanto riguarda il settimo posto invece il buzzer beater, il 3 di Spinner contro Montegranaro, l'1 contro 1, mancano 20 secondi, palla Dinamo ovviamente, c'è il pick and roll per Travis, Montegranaro di colce Baldi decide di cambiare, su Travis finisce Dejan Ivanov che fa davvero una buonissima difesa, però lo step back verso sinistra di Travis permette alla nostra squadra di vincere una partita davvero importantissima. What the price is, so just leave us to our own devices and we'll leave you alone. Per quanto riguarda il sesto posto, un gesto difensivo e un gesto altrettanto tecnico molto bello, ovvero la stoppata di Tony Isley su Cuccarolo che arriva quasi a 220 cm, dunque per Tony un gesto sia atletico che tecnico molto molto bello, che l'ha stampato proprio davanti al canestro e fa seguito un pochettino alla prima partita di Tony Isley in casa con Pesaro, al suo arrivo dopo
il coach di stagione a fornire 23 punti, la partita forse della svolta della nostra stagione con il canestro sbagliato da Hickman, ma soprattutto con i 23 punti di Tony Kisley. Davvero difficile non solo per il genere tecnico, ma perché davanti abbiamo Jeff Brooks, che è un giocatore assolutamente davvero devastante, quindi la sua conclusione è stata davvero di quelle incredibili e davvero da ricordare. Inseriamo una partita che poi ci regalerà un'altra azione molto molto bella, ovvero quella con Avellino dello scorso anno, una vittoria in casa, il passaggio no look di Trevis per quanto riguarda il contropiede, il nostro contropiede, passaggi che se ne vedono davvero pochi, ma di cui Trevis è davvero capace, che fanno gridare con gli oh al pubblico, davvero molto molto bello. Guarda, il terzo posto, l'altra azione con Avellino, l'ho scelta perché davvero è un gesto inconsueto che però dà l'idea di come questo giocatore abbia nelle sue corde la voglia di aggredire, la difesa, la voglia di buttarsi, la palla rubata di punto notte contro Marquis Green, che è davvero un folletto, quindi davvero sono state rubate in sua carriera non tantissimi palloni da quella maniera. Quinto che si tuffa a capofitto sulla palla, riesce a darla a Drake, il gioco da tre punti, è davvero un bellissimo canestro, una bellissima azione. Secondo posto, inseriamo un nuovo giocatore di quest'anno, ne ha fatte tante, però quella con Siviglia penso che sia una delle più belle schiacciate mai viste nella nostra gestione della Dinamo, quella di Michael Inierski nella partita proprio di Eurocup, anche per ricordare un pochettino quella che è stata la nostra esperienza europea, una schiacciata davvero bellissima nei momenti importanti della vittoria 87-84 sulla Cagliari di Siviglia. Per quanto riguarda il primo posto, quello che rimane nella nostra memoria è il canestro che ci ha dato l'accesso alla Coppa, che ci ha dato l'accesso alla semifinale scudetto, il canestro che rimarrà, penso, nella storia della Dinamo e nella storia del nostro capitano, ovvero Manuel Vanuzzo. Mancano pochissimi centesimi alla fine di gara 3 di Bologna, dei playoff della scorsa stagione, dei quarti di finale, rimessa di Quinton Ozley, sia Poeta che l'altro difensore decidono di non difendere su Ozley ma di andare a raddoppiare Travis Diner.
Gigli è in ritardo su Vanuzzo, il passaggio di quinto a Nosley è perfetto, Vanuzzo segna il classico buzzer beater che vale Eurocup e semifinale scudetto. Davvero penso che sia l'azione più bella dell'anno solare 2012-2013 e speriamo che tutti voi possiate assistere a nuove bellissime azioni e ritrovarci l'anno prossimo per fare un'altra classifica che sicuramente sarà oggetto di discussione. Per la rimessa, su Vanuzzo,